Si è chiusa mercoledì 21 settembre al Tenax di Firenze con la festa evento Cabaret Futura 2, la rassegna anni 80 Remix organizzata da Bruno Casini, dedicata ai suoni, all'estetica e ai protagonisti di quel laboratorio di creatività che è stata Firenze negli anni 80, i cui incontri, concerti e performance sono andati tutti sold out. Hanno aperto la serata sul palco di uno dei club più famosi d'Italia, Solanters, il progetto di Nicola Vannini, primo cantante dei Diaframma, oggi presidente di Audioglob, una delle maggiori etichette e agenzie di distribuzione indipendente. In realtà tu hai cantato anche nei Diaframma, questo lo dice Wikipedia. 80-83. Poi dopo, uscito da lì, è iniziato il progetto Solanters, che prima da solo e poi dopo invece... avendo conosciuto questi loschi tipi, abbiamo fatto il gruppo e siamo diventati i Cacciatori di Anima. E in questa attuale formazione c'è anche Giacomo Aloisi, che insieme a Stefano Magnaschi sarebbero i cricket, due terzi dei Cricket Lullaby. Niente, dopo, che dire, qualcuno che conosciamo bene ci ha convinto a ritornare su un palco dopo appena 20 anni. Infatti questa è la nostra prima ultima tournée. Alfieri della scena industrial e pionieri dell'elettronica, i fiorentini Pankow vantano oltre 40 anni di carriera e fan in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Le trame elettroniche si intrecciano a testi ispirati, provocatori e ricchi di richiami letterari, come dimostra anche il recente album Never Trust a White Man. Dal vivo una vera potenza, con live impreziositi da visual ispirati all'estetica anni 80. Maurizio, mi rivolgo a te perché sei un membro storico della band. Voi vi siete formati nel 1979. Cosa ti ricordi dei primi momenti dei Pankow? I primi momenti non avevo assolutamente idea di quello che facevo, anche perché c'era questa nuova a new wave, che tutti potevano suonare, tutti potevano fare musica. Io, non avendo mai fatto niente prima del genere, mi sono buttato su questa cosa e niente, da lì ho cominciato e siamo arrivati fino ad ora. Ma come vi siete conosciuti? Com'è nato il gruppo dei Pankow? Abbiamo suonato qui per la prima volta come Pankow al Tenax e eravamo in 6. Era una cosa completamente diversa da quella che è ora. E c'era un batterista, un bassista, io e Massimo Michelotti ai sintetizzatori, un cantante e un sax, una cosa un po' particolare. Siamo andati avanti per un po', per poco, un annetto, e poi abbiamo cominciato con l'elettronica a fare musica con apparecchiature elettriche. È un gruppo che ha più di 40 anni, possiamo dirlo, orgogliosamente più di 40 anni. Cosa vi ha tenuto in vita così tanto, uniti più che altro così tanto tempo? Perché non è facile per una band rimanere uniti per 40 anni. Ma è, come dicono tutti, la passione. È qualcosa che non riesci a scollarti dalle spalle. La musica è una cosa che, insomma, quando c'è la tieni stretta.